Benvenuti a questa nuova puntata del Tosco Riflettiamo Mangiando. Sarà bellissimo. Pronti? Via! Eccoci qua. Oggi puntata nuova, nuovissima. Dopo il 2 giugno della festa della Repubblica, a due giorni di distanza, oggi sabato, la nona puntata del mio talk show Riflettiamo Mangiando. Come vedete sono in campagna, oggi è una bella puntata funzionale, ecologica, nell'ambiente stupendo della Maremma italiana. Allora, in questi giorni ci sono state tante novità, purtroppo una sola è rimasta e continuerà ad essere ferma, quella sulla guerra. Questa guerra in Ucraina che i russi sembra proprio non vogliono terminare e che sta provocando, a parte gravi lutti e forti momenti di panico, di stress, di difficoltà nella popolazione russa, dentro e fuori la nazione, ma in giro nel mondo, perché le conseguenze economiche, sapete, sono molte. Nell'ultimo notiziario Digital News 24 abbiamo visto come il caro carburante sta mietendo vittime e porti all'incirca 240 euro in più al mese alle famiglie. Quindi è gravissimo. Abbiamo visto come questo si sta ripercuotendo anche nel settore alimentare in maniera grave, veramente da far rendere più che mai difficoltosa la vita a tutti noi italiani che in questo momento affrontiamo ancora il proseguio di una pandemia Covid che ha paralizzato e pubblicato e bloccato tutte le attività. Insomma, i tempi non sono certamente i migliori. Cerchiamo quindi di viverli in maniera semplice, secondo il mio concetto di vita semplice. Proviamo ad afferrare nuovamente alla base dei valori culturali propri nostri, del nostro popolo italiano, queste difficoltà. Rimbocchiamoci le maniche, stringiamoci l'un con l'altro, offriamo a chiunque tutta la nostra solidarietà e sostegno. Abbiamo bisogno di amarci e di aiutarci. Per parlare un pochino di quello che stiamo facendo, in questa soluzione smart, digitale, del mio talk show, abbinato sempre a notizie importanti e vere, supportato dal quotidiano telematico e digitale Digital News 24, che dirigo, noi avremo a disposizione sempre le notizie giuste. Oggi abbiamo dato quella che coinvolge il conduttore Sigfrido Ranucci di Report, che è stato accusato dalla Russia di aver strumentalizzato la sua trasmissione contro l'operato della Russia nel momento della pandemia Covid. Giustamente Sigfrido ha risposto che l'informazione deve essere data sempre in maniera giusta, puntuale e corretta, e noi continueremo a farlo. A proposito di ciò, ho in giro per l'Italia i miei redattori che vanno a sentire quali sono i temi d'attualità importanti, e sempre nel campo della cultura il mio caporedattore Dario Panetta ha voluto offrirci un cameo della Roma culturale, storica, centrale del dopo 2 giugno. E quindi è andata a riprendere la bellissima piazza di Spagna con la sua fontana La Barcaccia, con la sua scalinata Trinità dei Monti, la Basilica stessa. Insomma, andiamo a vedere in questo cameo cosa ha riprodotto. In più ha voluto unire la mia presenza e il mio interesse a Trastevere, il cuore di Roma, dal quale è nato proprio la trasmissione dal ristorante Cave Canem,
e ancora affezionato a tutti i Tre Severini e a tutti i romani, abbiamo lasciato anche questo omaggio. Seguiamo, andiamo a vedere, ci troviamo dopo. Amico sostenitore Alberto del ristorante Le Streghe, sito in via Tuscolana 643, a pochi passi dalla metro Numidio Quadrato. Un ristorante veramente confortevole e accogliente, dove passare ottimi pranzi e cene in compagnia degli amici e soprattutto della famiglia. È adatto per tutte le età. Non preoccuparti per il parcheggio, perché c'è un parcheggio convenzionato e riservato ai clienti. Ricordati, se vuoi vai a nostro nome per ricevere un trattamento speciale. Ringraziamo il nostro amico sostenitore, ristorante all'ora di cena, in via Flavio Silicone 125, situato nell'area pedonale della stessa via. I nostri amici sono Andrea ed Asia. Puoi venire a mangiare gustose pizze e piatti, dai primi ai secondi, fino ad arrivare agli arrosticini. Ah, è presente anche un menù pinza, non stop, compreso di bevande, ma anche un menù di carne. Vieni a provare questo ristorante, vedrai che non te ne pentirai. Noi ci siamo andati. Provare per credere, noi ve lo consigliamo. Vi aspettiamo da Olio e Farina, ristorante pizzeria con forno a legna e cucina tipica italiana, nei pressi del Parco della Caffarella, in via Arrigo Davila 87, 00179. Veniteci a trovare numerosi, vi aspettiamo. Roma 0678 34 51 73. Email info@olioeffarinaroma.it, web olioeffarinaroma.it. Eccoci qui di nuovo all'aperto. Allora, vi è piaciuta Roma? Avete visto quanto è bella? Grazie a Dario Panetta e al suo servizio. Adesso invece diamo spazio ad una carissima amica, membra del fan club del talk show, ed è niente proprio di meno che ad Avellino. Si chiama Francesca Bertini, è una danzatrice nonché insegnante per un centro di danza ad Avellino, e nel momento del saggio, proprio prima di far dimostrare le abilità delle sue allieve, ha voluto omaggiare la platea con una sua esibizione in una variazione della Carmen, dove fa vedere proprio tutta la sensualità, il calore, la passionalità della Carmen stessa. Una bellissima variazione, andiamola a vedere, e tanti complimenti a Francesca. Pizza.
Eccoci qui. Allora, adesso andiamo un attimino avanti. Intanto vi comunico ufficialmente sì che sono stato scelto come attore protagonista nel ruolo di Alessio Belli nella serie TV che uscirà, che è prevista con l'inizio di prese al 10 di ottobre prossimo. Questa parte prenderà molto me stesso, perché è infatti si ispira ad Alessio Belli, che è il mio avatar, cioè quello su cui io ho scritto questi libri di successo, Castelli di sabbia, La ricerca della serenità. Sarà previsto un ottimo cast d'artisti e spero di essere all'altezza. Quindi seguiteci, seguite le storie, ma partiamo dall'inizio. Oggi vi voglio fare un attimo di lettura di un tralcio, di un pezzo del Castelli di sabbia, proprio dell'apertura, dove praticamente Alessio Belli prende forma, questo personaggio che io spero vogliate continuare a seguire. Andiamolo a leggere e vediamo poi dopo la locandina prevista per la serie TV, dove appunto sono in compagnia degli altri artisti, attori, protagonisti presenti e previsti. Ci vediamo dopo. Una lettura dal mio libro Castelli di sabbia, dal quale tratta la prevista serie TV Le storie di Alessio Belli. E di Alessio Belli parliamo. Sono le 5 di mattina del 27 febbraio 2001. Nella camera 541 di un centrale albergo a 5 stelle di Milano, spossato ma soddisfatto per la focosa notte appena trascorsa, osserva entusiasta le sensuali curve di gloria, in parte gelata delle lenzuola poggiate sul corpo. Gloria è molto passionale, milanese, singolo, trentenne, responsabile area marketing di un'importante testata giornalistica italiana. Conosciuta durante i percorsi di un convegno sul tema mercati finanziari e trading online, la sera. Ogni volta che ti guardo penso a come stai, a come vivi, a quanto sei felice. Voglio stare dentro te. Allora, brindo al primo episodio, la sfida sarà bellissimo. Salute. Adesso linea alla regia. Allora, avete visto che bella che sarà questa serie, che al 90% sarà distribuita dalla Netflix e quindi andremo nel digitale in giro per il mondo. Seguiteci, ritorno a dire. Ma in questa trasmissione adesso siamo nel momento più bello, quello che dà nome al talk show, e cioè la riflessione, il piatto della riflessione. Riflettiamo mangiando. Questa volta siamo andati a prendere nei nostri archivi una bella riflessione, la prima, che fu fatta sul terrazzo di un caro amico che con la sua cuoca metteva a disposizione dei piatti favolosi. Andiamo a vedere che piatto abbiamo mangiato in quell'occasione e la riflessione, che sarà importantissima. Subito dopo la puntata terminerà. Spero che vi sia piaciuta questa formula smart estiva all'aperto, e presto ci rivedremo anche negli interni di ristoranti, di location, di aziende e di attività. Ricordo a tutti che avete possibilità di iscrivervi al fan club del talk show presente sulla pagina del gruppo, appunto, fan club talk show Riflettiamo Mangiando. È facilissimo iscrivere, troverete un modulo e una piccola quota annuale da versare di 10 euro, 30 euro invece per l'attività, agevolandovi poi in tutti quelli che sono i servizi offerti da voi stessi e in un mercato per voi stessi. Allora, io vi lascio alla prossima puntata, scrivetemi come sempre tantissime email, tantissimi messaggi WhatsApp, perché io li leggo tutti, e vi ringrazio per questo alto gradimento che ci state dedicando.
Seguite anche le notizie del nostro Digital News 24. Tutti i giorni avrete un articolo che affronterà una tematica e saranno informazioni vere, concrete. Un saluto alla nostra redattrice e operatrice, anche Roxolana Pipac, che in questo momento sta fuori lavorando all'esterno. Salutiamo tutto il popolo ucraino e le donne sulle quali teniamo sempre alta l'attenzione, e esattamente sul tema della violenza. Bassa violenza sulle donne e avanti tutta con la campagna per Irene Palacino e la sua verità e giustizia. Ci siamo sempre. Un bacio a tutti. Buona visione del piatto della riflessione. Ascoltate la mia riflessione e scrivetemi. Ancora, ci vediamo. Ciao. E a proposito di tempo che viviamo, prima di presentarvi il piatto della giornata, gustosissimo, e che forse state già sbirciando sotto il mio blocco, vi voglio leggere una bella riflessione, quella relativa ad una vita degna di essere vissuta. Quindi la riflessione proprio è una vita degna, e recita così: vivi intensamente ogni tua giornata, misura il tempo con momenti che ti lasciano senza respiro, rendi la tua vita degna di essere vissuta. Quindi, amici, godetevi la vostra vita dignitosamente, ma con tanti momenti senza respiro, come sulle montagne russe. Godetevi la giornata, ed io adesso me la godo addentando questi gustosissimi zampette di maiale che qui a Roma facciamo lesse e condite con tante belle spezie e odori, e quindi carote, sedano, cipolle. È eccezionale ritornare a mangiare questi piatti, signore, significa aver capito il gusto della vita e vivere dignitosamente, serenamente, a testa alta la giornata. E allora spero che vi sia piaciuta anche questa puntata. Io vi abbraccio, aspetto i vostri suggerimenti. Un saluto, ci vediamo alla prossima, il prossimo sabato. Ciao!